La ricchezza di Zoagli viene dai suoi velluti, ne scopriamo il perché in questo laboratorio molto particolare di cui ci parla Magda Cordani, titolare di un'attività storica. Storica perché a Zoagli c'è una tradizione ben radicata della tessitura del velluto sin dal 1500. Infatti a Zoagli quasi tutte le abitazioni avevano da uno ai due telai, in particolare Zoagli era famosa per il velluto liscio. Che mh, veniva realizzato su un telaio oh, di dimensioni piuttosto ridotte rispetto a quelli che poi vedremo, eh, perché appunto era il, telaio che, eh, era il telaio della tradizione in ogni, fa, in ogni casa: appunto eh, la mamma e le figlie tessevano mentre gli uomini andavano per mare. Eh, infatti, ancora oggi i colori di zogli sono proprio il giallo e il, il blu: il blu è il colore del, dei marinai, mentre il giallo è il colore del, dei tessitori. E la nostra famiglia ha una tradizione risalente eh, al 1849 eh, e ancora oggi eh, con tanta tenacia cerchiamo di portare avanti questa tradizione. Non è facile perché ovviamente eh, come vedrete siamo eh, catapultati esattamente nel 1500 e nel 1800 perché i nostri telai sono originali, non abbiamo portato modifiche, quindi i velluti che vengono tessuti sono esattamente come quelli di una volta. Eh, questo vuol dire che in un mondo che è un 2.0, quindi che corre eh, molto veloce, noi qua rallentiamo perché eh, essendo velluti tessuti a mano, eh, la produzione giornaliera è di eh, 30, 40, 50 cm al giorno per 8 ore di lavoro. Eh, non abbiamo voluto appunto, a, anche avendone la possibilità, modificarne. Eh, la, la, la costruzione, la composizione anche perché il velluto che viene prodotto non può essere eh, riprodotto meccanicamente eh, perché questa qualità si può ottenere solo con questo tipo di telai i velluti sono infatti velluti 100% seta quindi non solo abbiamo la trama e l'ordito che già normalmente formano un tessuto ma anche questa serie supplementare di fili che poi mi darà l'effetto del velluto: sono di pura seta ed è assolutamente un pregio proprio perché meccanicamente non si può ottenere un velluto di questa qualità e di questa eh, lucentezza. Noi abbiamo ben cinque telai da produzione, eh, tutti originali. Abbiamo un telaio per il velluto liscio, che eh, è proprio quello eh, storico delle, delle donne zoagliesi. Con cui pare sia stato fatto anche il manto di Napoleone eh, Bonaparte, non dico ovviamente il nostro, ma era sicuramente con questa tipologia di velluto proveniente da, dalla Liguria. Poi abbiamo i telai Jacquard. Cosa vuol dire? Sono dei telai un pochino più complessi, arrivati eh, da noi, ai primi dell'Ottocento, eh, dalla Francia, e sono dei telai che permettono di avere eh, un velluto con un disegno, quindi un velluto operato. Eh, questo grazie a una macchina, si chiama macchina, ma comunque azionata assolutamente manualmente con due pedali, e, e appunto grazie a queste schede eh, forate che vengono inserite nella macchina noi possiamo ottenere un disegno alle mie spalle abbiamo questo telaio che con tanta fatica siamo riusciti a eh, rimontare e eh, ripristinare in funzione, perché è un telaio che permette di eh, tessere un velluto addirittura a più colori. Eh, il nostro disegno classico è un velluto chiamato a giardino, eh, proprio perché addirittura abbiamo sette colori diversi. Il numero dei fili è molto superiore rispetto agli altri che già hanno un bel numero di, <ride> di fili di seta, ma su questo telaio ne abbiamo più di 25.000, tutti in soli 60 cm di altezza. Perché? Perché una cosa che mh, può aiutare a distinguere un velluto fatto a mano da uno meccanico è proprio l'altezza. Per fare questi tessuti infatti vengono inseriti manualmente dei ferri, ferri da velluto, e se uno pensa che il tessitore deve lavorare 8 ore al telaio, è ovvio che deve inserire questi ferri eh, agilmente, e 60 cm, se uno ci pensa, non è altro che la misura del braccio. Quindi ecco perché un velluto fatto a mano non può mai superare i 60 cm. Oggi non è facile mantenere questa, eh, questa lavorazione più che altro per gli alti costi di eh, manutenzione. Nel senso che questi telai sono fatti con eh, dei, mh, dei macchinari, queste macchine Jacquard ormai introvabili, non esistono pezzi di ricambio e eh, comunque le parti del, del telaio sono parti ligne eh, in ferro e quindi o si ci si appoggia degli artigiani specializzati che anche questi vanno scemando oppure eh, alcuni pezzi non, speriamo che si mantengano ancora a lungo. Una parte molto importante del telaio, eh, come vi dicevo, sono questi ferri da velluto, perché eh, sono loro che mi vanno a dare lo spessore e l'altezza anche del velluto stesso. Se noi non avessimo più questi ferri, è ovvio che la tradizione si dovrebbe interrompere, perché ad oggi, nonostante abbiamo cercato chi potesse riprodurceli, nessuno è ancora stato in grado.